Ragazzi, adesso ricomincia il Festival Bar, ricomincia Sanremo, ricomincia l'Isola dei Famosi, torna la De Filippi, torna Costanzo. Io ho paura, ragazzi, io ho paura. Ragazzi, aiutatemi, aiutiamoci, porca puttana, in questo paese. Aiutiamoci, se no non cambierà mai un cazzo. Vi rendete conto in che paese viviamo? A parte la politica, che ci prendono per il culo. Hai capito? La televisione, i giornali, viviamo in un paese di menzogne. È tutta una congiura per fottervi il cervello. Avete capito? Fate funzionare i coglioni, tirate fuori i coglioni. Ciao Pino, ma quanto sono deficienti i diritti di Quattrocento per pagare 1.000 euro per ascoltare Zucchero e farsi insolentare? A proposito, che ne pensi di Michael Fay? Ciao da Mattia. Ma Zucchero, secondo me, Zucchero secondo me proprio è un pacco da quando ha iniziato, è un pacco adesso, sarà un pacco per tutti proprio. Un pacco è di quelli, sai, quando ti danno gli orologi falsi, no? Cioè non voglio neanche parlare di queste stronzate. Invece avevo visto un servizio sul locale di, come si chiama, come si chiama lì? Quello che pensa che la sua fighetta è innamorata di lui perché è bello, capito? Sbriatore. Hai capito? Vi rendete conto? Questo qui ha cacciato Bruce Willis dal suo locale perché la sua tipa è andata lì e ha detto che voleva fare la bomba. Ma chi cazzo sei? Ma cosa vuoi? Ma chi sei? Ho visto un servizio che c'era una che ringraziava suo padre perché, a parte che, non so, perché era brutta come la fame, hanno scelto le veline lì per il locale di Briatore, come si chiama, il milionario lì, come cazzo si chiama il locale. E questa era tutta fiera perché aveva vinto il concorso. Ma non hai un padre e un fratello che ti prende a schiaffi in faccia? No, ma non ti vergogni! Ma non vi vergognate! Non vi vergognate! Ciao Pino, ma quanta merda hai visto durante le ferie? Saluti dal nero. Minchia, eravamo in meridione a suonare, c'erano dei manifesti 40x50. Stasera ospite il tronista della De Filippi lì, nei locali. Minchia, allucinante ragazzi, allucinante. Questi vanno nei locali a fare le serate, invece di vergognarsi di esistere, sti merdoni. E voi andate anche a vedere magari. Sputategli in faccia, ve l'ho sempre detto a questa gente. Quando li vedete, sputategli in faccia come hanno fatto in Calabria con Corona. Hai capito? Sputategli in faccia. Ditegli di andarsi a cercare un lavoro a questa gente. Ditegli di andarsi a cercare un lavoro serio. Di andare a zappare la terra, che è molto onorevole, piuttosto che fare la merda che fanno, sti coglioni.